di centrale, io sono un centrale di attacco a due, faccio più palle a un piede, mi sono vicino al palleggiatore e quindi gioco sempre queste palle veloci dietro. A volte la chiamano regista perché comunque devo dirigere tutta la mia squadra, c'è chi la chiama il pilota, insomma dipende, comunque sono io che decido quello che faranno poi le mie compagne in campo e è un ruolo molto particolare, un ruolo di responsabilità. Caratteristiche fisiche e mentali sono secondo me, allora, più mentali, credo, e fisiche, vabbè, io non sono una altissima giocatrice, non ho delle qualità, però magari se fossi più alta non sarei più abbastanza veloce, quindi a me va bene così. Bisogna sapere elaborare molte cose in pochissimi secondi perché devi pensare alla tua squadra, al tuo giocatore, all'avversario, alla tattica studiata, insomma. È tutto un lavoro che adesso detto così sembra un po' difficile, però diciamo che ormai è la normalità. Adesso alla mia età posso dire che in questo ruolo si sfruttano, non so, le doti tecniche, cioè quello che sai fare meglio con la tua esperienza, e devi essere anche a mille mentalmente, perché nelle fasi di gioco, quando ad esempio noi dobbiamo murare, che dobbiamo correre per la rete, capire un pochino prima, insomma, prevedere i movimenti del palleggiatore che hai avversario ti facilita per, insomma, murare gli attaccanti avversari. E magari se conosci le giocatrici da tanto tempo, le squadre avversarie, o se alla fine c'è anche un po' di fortuna, zicchi alcune mosse, insomma, in tutto riesci il ruolo mio un pochino più facile. Credo che dipenda molto da quello che fa il palleggiatore, come va la tua squadra. A volte rimane un po' più nell'ombra, no? Però io credo che ognuno deve sapere per se stesso cosa sta facendo, cosa non sta facendo. Poi di quello che gli altri dicono non mi interessa, io so che se faccio bene la mia squadra vince.